è chiuso con 6,7 milioni di risparmi il rendiconto 2015 del Consiglio regionale. Negli ultimi 5 anni l'Assemblea ha tagliato il 62% dell'affitto di locali e noleggio auto, il 34% di acquisti di beni e servizi, il 31% di costi di personale e comunicazione e il 19% di spese per consulenze e convegni. È iniziato nell'aula di Palazzo Lascaris l'esame della nuova legge sul turismo. Tra le novità, la nascita di DMO Turismo Piemonte, dalla fusione tra Sviluppo Piemonte Turismo e IMA, Istituto per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari, e la riorganizzazione delle aziende turistiche locali. Nel corso del 2015 sono giunte al Difensore Civico Regionale 2.850 segnalazioni di cittadini, che hanno riguardato soprattutto i servizi alla persona, l'assistenza e le problematiche ambientali. È quanto emerso dalla relazione dell'avvocato Augusto Fierro presentata al Consiglio. In 5 anni alcune migliaia di cittadini e aziende piemontesi hanno fatto ricorso al Corecom per vertenze con gli operatori telefonici, ottenendo rimborsi per circa 10 milioni di euro. È il bilancio di fine mandato presentato in questi giorni dal Comitato regionale per le comunicazioni. Il garante regionale dei detenuti ha fatto il punto in una conferenza stampa organizzata a Palazzo Lascaris sulla garanzia dei diritti delle persone detenute nel CIE di Corso Brunelleschi a Torino. Attualmente la struttura ospita 43 persone, in prevalenza provenienti dal Nord Africa. È uscito il secondo numero del 2016 di Notizie, il magazine della Regione Piemonte. L'articolo di apertura è dedicato alla riforma costituzionale. Ampio spazio ai temi relativi all'economia e alle società piemontesi, all'ambiente e alla cultura. L'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale ha un nuovo numero verde che risponde all'800-811183. L'ufficio, che rappresenta un punto di accoglienza e informazione, è aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30, il venerdì dalle 9 alle 12.30.